Peppino, vieni qua, vieni. Vieni qua, Peppino. Peppino, che ci sei? L'ufficio. Comunque devo dire la verità, il vero capitano della squadra è lui. È lui, è vero, no, no, è vero capitano, è il vero napoletano, napoletano vincente è lui. Io voglio che dica qualcosa. Ma non ero sbagliato, perché il giorno che decisi di darci la fascia lui mi aveva fatto una promessa, sì. Mi ha detto che in un paio d'anni vincevamo il campionato. Non l'ha mantenuta però. Beh, chiaro, quindi vedi, è stata una fortuna per me darci la fascia. Hello Napoli fans, this is Napoli Times. Oggi siamo ospiti di una bandiera del Club Azzurro. Qualcuno che ha la seconda pelle fatta come la maglietta del Napoli, Peppe Bruscolotti, a cui facciamo solo tre domande. Grazie Peppe. Grazie a voi, è sempre un piacere dialogare con voi. La prima domanda ci porta un po' indietro nel tempo. È una squadra forse non famosa a tutti i ragazzi che oggi seguono il Napoli, ma sicuramente ai più attempati dei tifosi. Una squadra che in Coppa delle Coppe fece veramente molto bene. Ci fu una partita particolare, Napoli-Andria. All'epoca tenevo di fronte uno dei giocatori Benzema, più bravi. Io posso raccontare un aneddoto del mattino, quando Esaulo, il nostro allenatore, stavamo al bar a prendere il caffè e sentivo lui che borbottava dietro dicendo voglio vedere questo cosa riuscire a fare, dice che fa 2 o 3 gol, ma io aspetto la partita per vedere. Sai, io facevo finta di niente, prendevo questo caffè. Sentivo che lui andava avanti, sempre col discorso. Alla fine siamo arrivati che io ho fatto gol e quindi ho dato la possibilità alla mia squadra di vincere la gara. E non vi dico, insomma, la festa che ha fatto Pesaro negli spogliatoi dicendomi io lo sapevo come andava a finire. Comunque è stata veramente una bella avventura che tuttora oggi gran parte di quella tifoseria dell'epoca ricorda volentieri. Secondo Peppe Bruscolotti, quali sono le qualità di un grande difensore per il calcio di oggi? Ma diciamo che le qualità sono sempre le stesse, però bisogna dire che il calcio attuale è cambiato molto da quello che era il mio. Chiaramente questa evoluzione ha portato a snaturare il ruolo proprio del difensore e quindi sotto certi aspetti non è colpa dei nostri difensori. Secondo me è una mancanza proprio di esercitazione, insomma vedere che un difensore non sa posizionarsi o si dimentica dell'avversario, ahimè, insomma penso che abbiamo lasciato dietro tante cose. Le basi. Sì. Gabriele Bruscolotti, gamberone sgusciato con un velo di zucchine e poi in tempura è dorato e finito. È una cosa che non va a mettere, Napoli viene finito. Per tornare invece ai giorni d'oggi, cosa manca a questo Napoli o a questo club per essere un club vincente nel tempo, non per una volta sola? Come sta andando il Napoli, penso che ci siano tutti i presupposti per arrivare a determinati traguardi. La cosa importante è che non ci siano interruzioni, che mancabilmente poi ogni anno si parte con un programma nuovo. Io credo che questo programma è stato già lanciato, è stato attuato e quindi si sta portando avanti. La cosa importante adesso è di trovare i tasselli giusti per questa squadra. Cioè di ogni anno non bisogna che il club vada a fare spese folle. Ripeto, noi già siamo a buoni livelli perché la Champions di quest'anno ha già insegnato molto. Quindi vuol dire continuità. La continuità è quella di cercare di migliorarsi proprio in questo, cercare di trovare gli elementi giusti. Il miglioramento significa seguire pure i giovani e quindi farli maturare. Maturare significa non è che devono stare per forza nel Napoli, però farli crescere anche altrove. Una componente fondamentale è anche il rapporto tra tifoseria e società. Cosa devono fare i tifosi? Io non condivido questo fatto che la società abbia abbandonato questa tifoseria, nel senso che i famosi club che una volta esistevano e sono sempre esistiti,
Non capisco perché c'è stato questo abbandono, che non c'è questo riconoscimento. Io penso che la cosa più importante è questa, proprio riconoscere, dare la soddisfazione, specialmente chi sta fuori dall'Italia, insomma, merita ancora qualcosa in più, perché fare il tifo da fuori è completamente diverso, viverla in un contesto diverso, chi sta fuori penso che merita molto molto di più. Un bel brindisi, ragazzi! Adesso non mi rimane che dare un affettuoso saluto a tutti i nostri tifosi che stanno fuori all'estero, quindi senza discriminazioni, quindi un abbraccio ad ampio raggio a tutti i nostri tifosi all'estero, quindi dall'Inghilterra alla Francia, al Belgio, all'Olanda e anche in Sud America, perché ce ne sono anche da quelle parti. Quindi penso che sia la cosa migliore, quindi come sempre, forza Napoli. Sempre, comunque, ecco. Sempre. Grazie Peppe.